Nella terza e conclusiva giornata del torneo premondiale di pallacanestro Under 17 femminile Città di Taranto, disputato nel Palamazzola dal 20 al 22 giugno scorsi, l'Italia perde anche contro l'Ungheria, dopo le precedenti sconfitte con Spagna e Australia, ma ritrova se stessa, mantenendosi in vantaggio per lunghi tratti dell'incontro e facendosi sorpassare solo nell'ultimo periodo. Miglior realizzatrice per le azzurre, Carlotta Gianolla con 10 punti. Australia e Spagna sono squadre eccezionalmente forti, secondo me due squadre che possono puntare ai primi quattro nel mondo e addirittura, se posso dire, è un campionato regolare quasi di livello troppo alto per quella che era la nostra preparazione, però ci è servito molto, le due batoste che abbiamo preso nelle due prime partite hanno anche fatto cambiare ritmo alla squadra, oggi hanno sicuramente dimostrato che possono fare molto meglio. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo giocato con buona intensità, abbiamo tenuto botta contro la squadra campione del bronzo d'Europa e quindi sono moderatamente soddisfatto per come si stanno mettendo le cose adesso. Il successo del quadrangolare è andato alla Spagna, che ha superato l'Australia per 73 a 58. Secondo posto per l'Ungheria, terzo per l'Australia, ultima la compagine italiana. Della squadra vincitrice è anche la migliore giocatrice della manifestazione, Maite Cazorla. Premiate al termine della gara tutte le squadre partecipanti e i rispettivi capi delegazione, alla presenza del presidente FIP Puglia, Margaret Gonnella, dell'assessore allo sport del comune di Taranto, Jonathan Scasciamacchia, e del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio. Il livello era molto alto, molto elevato, e quindi vedere queste quattro squadre che sono lì, che insomma dal 28 incominciano a giocare un mondiale, essersi persi un'occasione di questo genere mi è dispiaciuta, perché insomma poi ci lamentiamo che non vediamo del bel basket. Il basket esiste anche a livello femminile, e quello che ci hanno dimostrato in questi tre giorni queste quattro squadre è un bel dire, cioè vuol dire che anche nel basket femminile c'è competizione, c'è tecnica, c'è fisicità, e l'hanno dimostrato. Le rappresentative di Italia, Australia, Spagna e Ungheria sono ora attese al Mondiale della Repubblica Ceca, che si disputerà dal 28 giugno al 6 luglio prossimi, un impegno che azzurre e iberiche hanno continuato a preparare fino a ieri nel capoluogo ionico, disputando un'altra amichevole nell'Istituto Pacinotti. La partenza è prevista per oggi, dopo le convocazioni delle 12 prescelte da parte di Coccia Agliori.